Bentornati amici del Calcio Magazine. La prima puntata di ICM News della settimana è dedicata al big match dell'ultimo turno di Serie A tra Milan e Inter. Il derby della 12ª giornata di campionato si è concluso con una rete per parti. Uno dei problemi che accomuna le due milanesi è dato dalla scarsa precisione al cross. Il Milan ha chiuso con 4 cross su 21, uno di questi è coinciso con l'assist di El Shaarawy per Menez, autore del vantaggio rossonero. L'Inter addirittura con 4 su 27. Mancini ha insistito ancora di più del predecessore Mazzarri su questo frangente tattico, ma la coppia Nagatomo-Palacio a destra e quella Dodò-Kovacic a sinistra ha prodotto ben poco. Il miglior rossonero del derby? Probabilmente Jack Bonaventura. L'ex Atalanta si fa trovare sempre nel posto giusto al momento giusto, non sprecando nemmeno un pallone. Molto bene anche a Stefan El Shaarawy. Gioca praticamente da mediano aggiunto, nel primo tempo addirittura da terzino puro, causa assenza di De Sciglio, cogliendo nel finale una clamorosa traversa a tu per tu con Handanovic. Nell'azione conclusa con il gol di Menez, prototipo perfetto del suo calcio, El Shaarawy si è fatto tutto il campo per andare al cross. Prestazione più che sufficiente in casa Inter per l'esterno Dodò, uno dei migliori nerazzurri del derby. Bene anche Juan Jesus e Palacio. L'attaccante argentino di Mancini si spianca sulla fascia e lavora per la squadra. Questo tipo di gioco non gli consente di essere d'aiuto ai Cardi, ma la sua prova è comunque molto positiva. Il Milan ha una fan speciale che fa il tifo da Miami. È la bellissima Claudia Romani, 31enne modella abruzzese, molto amata all'estero. Nata all'Aquila, ma ormai americana d'adozione, nella settimana pre-derby Claudia ha posato per un sexy servizio fotografico indossando la nuova maglia del diavolo, con tanto di personalizzazione. Sul campo la stracittadina di Milano si è conclusa con un pareggio, ma sui siti di gossip è stato un trionfo rossonero. Si conclude così la puntata di oggi di ICM News. Grazie per averci seguito. Vi invitiamo a iscrivervi sulla nostra pagina Facebook all'indirizzo facebook.com/ilcalciomagazine.it. Appuntamento a domani!